Questo saggio nasce da delle ricerche che già l'anno scorso stavo facendo a proposito di guaritori e guaritrici ferraresi fra 4 e 600 e quindi da delle ricerche fatte in curia, perché soprattutto la Chiesa segnalava chi lavorava a segnare le storte, a levare la paura, a fare questo tipo di attività che è un'attività molto antica, verosimilmente prebiblica. Una relazione tra Milano e Ferrara nell'anno terribile della peste del 1630 che viene fuori da questa informativa segreta inviata al cardinale vescovo Lorenzo Magalotti, che racconta che cosa? Racconta intanto la sentenza, perché è un'informativa sulla sentenza milanese, sul dispositivo di sentenza, sulla colonna infame, su quello che viene deciso in sentenza dal Senato milanese, ma anche i pettegolezzi che verosimilmente circolavano per Milano, perché si accenna addirittura ad un'accusa di necromanzia che non è però l'accusa che compare nei verbali di interrogatorio. Loro furono accusati e condannati per unzioni pestifere, cioè apportatrici di peste, e non per necromanzia, cioè preparazione di prodotti che uccidevano utilizzando parti del corpo dei morti. Il saggio riporta le ricette salvifiche, cioè gli antidoti, ma anche le ricette velenose dei cosiddetti untori. Sì. Che fine hanno fatto queste ricette, il complesso delle ricette di cui tu porti alcuni elementi? Ecco, io posso dire che le due ricette salvifiche dei due elettuari che preparava Gian Giacomo Mora nella sua bottega, anche di speziale, anche se verosimilmente non aveva l'autorizzazione a fare lo speziale, però lui faceva questi due elettuari per difendersi, queste due, delle altre non lo so, si dichiara nel dispositivo di sentenza stampa che furono acquistate dal ricettario fiorentino. Pochi giorni dopo che erano stati uccisi i due, Milano vende le ricette. Questo è un aspetto veramente, è una pena accessoria, direi.